perché è caduto in quella situazione, cosa gli hanno fatto all'interno di quelle carceri, che è solo immaginabile perché ciò che è successo a me deve essere successo anche a lui. Ciao Giulio. Giulio Regeni. Per te invoco giustizia. Per te invoco libertà. Per te invoco verità. La verità che questo Stato è capace sempre di negare. Per complicità, per connivenza, per scarsa volontà e determinazione, per un peso specifico politico pressoché inesistente all'estero, benché qualcuno si riempia sempre la bocca di Europa, mondo, rapporti, PIL, stronzate. Io ce l'ho fatta e voglio la verità per Giulio. E ora c'è anche un altro amico che si è avviato su questa strada che può avere un solo senso e non è quello del ritorno. Ehi, Patrick, Patrick Zacchi. Ovunque tu sia, io sono con te e prego e invoco e agisco per la tua verità, per la tua giustizia, per la tua libertà. Perché purtroppo non vi è differenza. Man mano che si scende giù nei gironi infernali, tra le carceri turche che io ho vissuto ormai 45 anni fa e le carceri egiziane, non vi è alcuna differenza. Patrick è già stato malmenato. Quanto ancora dovremo aspettare? Quanto ancora dovrà patire? Ciao Giulio, ciao Patrick. Io, William Hayes, attraverso le parole del vostro history teller, Vincenzo, io voglio per voi verità, giustizia e libertà.